si può leggere una città. In genere, il verbo leggere si riferisce alla capacità di decifrare un insieme di segni per ricavarne una notizia, un pensiero, un sentimento. E la città è fatta di segni. Ogni costruzione parla di forma, di estetica, di funzione pubblica, di stato sociale, e quindi diventa segno, rappresenta altro da quello per cui è stata costruita. Mette in gioco le fantasie, gli stimoli, le idee, le frustrazioni che ciascuno proietta sul proprio abitare. Ogni costruzione assume allora un significato. Leggere, vedere anche ciò che a volte è celato, segreto, impercettibile, significa interpretare il luogo del nostro agire quotidiano attraverso le forme del pensiero, le possibili visioni del mondo, i modi di vita. Per questo le cose invecchiano. Non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente. Siamo noi a vederle in modo diverso, a dover rinnovare l'interpretazione anche di ciò che resta immutato come la pietra. Si tratta di sottrarre la nostra lettura del mondo alle rappresentazioni ingannevoli. La città è un deposito di storie avvenute, di fatti che il tempo fa precipitare e poi rinnova. La città si delinea attraverso movimenti lenti, con la sovrapposizione di un elemento agli elementi precedenti, aggiungendo azione alle azioni, ispessendo quella corteccia che in una città millenaria come Roma diventa fascino. Confronto continuo tra il tempo trascorso e quello di ciascuno di noi. Vicende storiche e vita quotidiana, passato e presente, fatto di necessità, modi di vivere di oggi legati a mondi anche lontani. Se proviamo a leggere la città come un palcoscenico in cui ciascuno di noi sia attore e spettatore insieme, allora costruire significa saper analizzare l'immaginario collettivo, il relativo orizzonte sociale, politico, tecnologico e formale che la società si è assegnata in quel determinato momento. Costruire è un'attività culturale di per sé, esattamente uguale a quella che si mette in moto per scrivere un romanzo o sceneggiare un film, per mettere in scena uno spettacolo teatrale o comporre una sinfonia. Per costruire, come per comporre, occorre sapersi riconoscere reciprocamente come soggetto ed oggetto dell'opera. Chiamare in causa maturità, determinazione e la consapevolezza di agire in uno spazio di mediazione tra singolo individuo e realtà circostante. Misurare effetti e reazioni. Definire differenze e affinità con la storia del luogo. Favorire le azioni che generano la crescita della città. Abitare e costruire sono attività culturali per crescere, diventare grandi insieme a Roma per propiziare quella città che ancora non esiste.